speriamo fondamentalmente di non intrecciarci. Io credo che la richiesta da parte dell'Unione Editoriale non sia mai stata, almeno la parte sana dell'Unione Editoriale non sia mai stata quella di aiuto piuttosto che di compassione, ma sempre stata quella di cercare di liberarci dai vincoli, dalla burocrazia, dagli intralci che abbiamo quotidianamente nello svolgimento della nostra attività e di lasciarci fare il nostro mestiere, che è quello di investire e di cercare di vendere di più e di creare valore sul territorio. Agli imprenditori, ovviamente a noi stessi, chiediamo di avere fiducia e coraggio, perché il nostro ruolo, la nostra parte, una società è quella appunto di credere nel futuro, di essere ottimisti e di investire le risorse che guadagniamo per crescere tutti i giorni. L'impressione di tanti imprenditori è che le Marche fuori dal contesto regionale non contino nulla, perché insomma guarda l'Italia, guarda l'estero come lei, non contano le Marche, non contano, per certi versi non conta l'Italia, noi abbiamo recentemente acquisito un'azienda in Cina. In Cina non esiste Marche, non esiste Italia, ma non esiste proprio l'Europa. Quindi il problema non è che non contano le Marche. Oggi viviamo una fase dello sviluppo in cui contano le dimensioni. Quindi o ci aggrediamo, o ci uniamo insieme, contiamo tutti di più, e possiamo destinare a contare sempre meno. Molto gentile.